Amici carissimi, sono qua, sperso nella campagna, a chilometri e chilometri dalla civiltà, in un posto completamente abbandonato. Guardate, ma si vede ancora qualche fabbricato, lassù qualche resta di una pila, fabbricati distrutti ovunque qua in zona, ma da un cespuglio. Cosa spunta da un cespuglio? Guardate qua, il relitto di una vecchia Fiat 124 o 125. Guardate che brutta fine ha fatto questa macchina. Chissà da quanti anni giace qua, in questo stato. Ormai non c'è proprio più niente da recuperare. Giusto le plastiche dei fanalini posteriori, il paraurti col suo fanalino targa, le maniglie, i vetri e basta. Per il resto, forse la meccanica, forse si salva ancora qualcosa della meccanica, non lo so, da un sasso che qualche imbecille al solito si sarà divertito a sporcare i vetri interni, oramai neanche a dirlo, putrefatti all'ennesima potenza. Devo fare un'inquadratura al cruscotto, me la merita davvero. Eccolo là, eccolo là, povera macchina, non rimane più niente. Guardate tutti i lamierati, completamente arrugginiti in marci, non c'è proprio più niente di sicuro da recuperare. Tutto andato. Il paraurti però, la cromatura ha resistito bene, ragazzi, ha resistito proprio bene, è appoggiato su dei mattoni, magari avevano smontato la... Oh, guarda qua, un fanale pieno d'acqua, un fanale con tanto di lampada ancora, qual cofano. La mira si è divisa dal... supporto. Guardate che roba, completamente andata, non c'è proprio più niente di santo. Volevo vedere se riuscivo a fare un'inquadratura al muso, giusto per... Ecco, c'è ancora paraurti davanti di valido e poi basta. Vediamo se riesco ancora a inquadrarla dall'altro lato. Mamma mia che sfacelo, non ho mai visto una macchina in marcia così, mai, marcia sì, ma in questo modo mai. Ah, questo è lo scheletro del cofano, questo era lo scheletro del cofano anteriore. Tappa della benzina, anche di qua hanno spaccato i vetri, mamma mia, togliamoci da qua, che è molto meglio. Ah, mamma mia, guardate, si sono pure divertiti a fare il tiro a segno nella portiera, guardate lì. Questi sono fuori da sparo, Sono fuori da sparo questi qua, e scommetto che passano dall'altra parte. Sì, sì, passano dall'altra parte come? Ragazzi, con questo vi saluto, questo scenario davvero drammatico, di totale degrado e abbandono. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.